De Las Palmas de Gran Canaria. È Spagna? È Spagna. Come mai siete a Termoli? Perché? Para studiare. Mi amica. Habla en español o italiano, mezcla. Vale, porque mi amiga ha estudiado en la universidad. Ok. De Termoli. ¿Qué era? Cosa ti piace di Termoli? Borgo Vecchio, la spiaggia, la universidad. ¿Y la gente? Poca cosa. ¿La gente? La gente. ¿Meglio Termoli o le Canarie? Le Canarie. Canarie. El mar es más bueno el de Canarias que el de Termoli. La playa bien, pero el mar es más bueno el de Canarias. Lo siento. Ok. Fino al 15. E da quando siete arrivati? Poi siete arrivati. Che cosa vi ha colpito di Termoli in positivo? È tutto. Il tempo, la gente, il mare. Il ristorante. Quindi vi piace? Sì, vi molto. Piace come si mangia a Termoli? Sì, come no. E che cosa non vi piace? Che cosa non mi piace? Quali calore? A Termoli? Niente. Mi piace tutto. Mi piace tutto. Ok. Da dove venite esattamente? I Liegi. Mi sono vedendo. Sì. Pensate di tornare? Sì. Speriamo. Sì. Tu sei una turista? Sì. Da dove vieni? Sono di Foggia, ma vivo a Londra da 2 anni. E da quanto tempo vieni a Termoli in vacanza? Venivo quando ero piccola, sono venuta diverse volte, sono venuta l'anno scorso e quest'anno. Quindi la conosci bene, che cosa ti piace di più di Termoli? Il mare non è male. La gente invece com'è? Gentile, non male. E che cosa non ti piace proprio di Termoli? Ricordo che quando ero più piccola c'era molta più gente. Il sabato non si poteva camminare. Ora sono rimasto tanto vecchi e bambini, forse perché non c'è molto tipo divertimento. Per esempio l'anno scorso sono venuta a quel bar lassù, era aperto, molto carino, non ricordo il nome. Quest'anno invece è chiuso, ha fallito ed era molto molto carino. Non c'è molto per i giovani, sinceramente. Quindi non sapete che fare la sera in pratica? No, anche per andare a ballare, tipo, dovremmo avere una macchina e spostarci. Ho capito. Bene, grazie allora. Grazie a te, ciao. Signora, lei ci diceva che qualcosa di Termoli non le piace, che cosa? Che cosa? Praticamente il mare è bello, è pulito e non ci lamentiamo, ma oltre a quello non c'è niente. Specialmente, per esempio, non c'è una discoteca, ce ne sono ma fuori, molto fuori. Proprio nel paese non esiste una discoteca, né di lisci, né di salsa, né niente, non esiste niente, solo passeggiare. Questa cosa non mi piace, quindi non Quindi credo che Termoli ci ritornerò, perché io amo molto ballare. Quindi Termoli è noiosa? Ma parecchio, perché stanno solo vecchie bambine, non si sta nessun tipo di divertimento nel paese. Io vengo dalla Bosnia, preciso da Pale, un paese vicino a Sarajevo. Senti, che cosa ti piace di Termoli? Mi piace tante cose, mare, non lo so, mare, le persone, gli italiani, Sono ospitali. cibo, sì. E c'è qualcosa di brutto di Termoli? Ma non è proprio di Termoli, è la clima in Italia che è un po' forte e caldo troppo. Della Svizzera? No, È la prima volta che vieni a è Termoli? la 6. La sesta La volta? sesta volta, sì. E ha dei parenti o qui o viene perché le piace? No, perché abbiamo il bambino di nostra figlia e lui ha i genitori, è giusto? Sì. Genitori a Quanto tempo Campobasso. resterete? Come? Quanto tempo resterete? Sempre per 4-5 giorni. Vi piace Termoli? Sì, è molto carino, sì. Che cosa le piace soprattutto di Termoli? La spiaggia e la città vecchia, La città. sì. No, non mi piace di Termoli.
effetto? Difficile. Non ne prova. No. Vabbè. Dal Belgio. E venite spesso a Termoli? Sono un paio d'anni che veniamo, sì. Che cosa vi piace di Termoli? Tutto. La spiaggia, il mare, la cucina, mia cognata che ci ospita. Senta, c'è abbastanza divertimento secondo lei. Ma veramente non vengo per il divertimento. Noi veniamo per l'aria, per il mare, per il riposo. Sì. Anche per vedere i nostri... La famiglia. La sorella, il cognato, i miei nipoti. La mamma, il padre. I divertimenti non so dove possono trovarsi, anche perché... Noi non li cerchiamo, ma sicuramente ci stanno. E quando... Ecco, stavamo parlando dei parcheggi. Il problema dei parcheggi qui a Termoli è un problema. È un problema perché tutti si lamentano, tutti gli stranieri, quelli che conosco, vengono e dicono non c'è posto. È un problema politico che bisognerebbe risolverlo con gli enti locali. Questo. Signora, lei da dove viene? Io vengo da Caserta. È la prima volta che viene a Termoli? Sì, è la prima volta. Che impressione le ha fatto? Che cosa le piace e cosa non le piace? Beh, mi piace il mare e la spiaggia. La pulizia della spiaggia, la limpidezza del mare. Però la zona la vedo un poco morta. Non c'è vita, non... La vedo un poco triste. Non c'è, diciamo, allegria, non c'è... Il comune dovrebbe organizzare qualche cosa. Qualche evento, quindi. Qualche evento, una musica in piazza, balli di gruppo, tutte queste cose. Non è che si pretende granché. Quindi dicevamo, la sera non trova nulla da fare. Ecco, sì, precisamente. Perché diceva il lungomare... Il lungomare è buio, è deserto, lo vedo abbandonato quasi. Ho capito. E che cosa c'è di più a Caserta che da qui Termoli dovrebbe quasi prendere esempio? Vabbè, io a Caserta non è una zona di mare. Vabbè. Non possiamo fare il confronto, però io faccio il confronto tra le zone di mare in cui sono andata. Tipo? Per esempio io sono andata, non so, a Scauri, eppure là c'era il divertimento. Non è che Scauri sia poi un granché. L'acqua forse era meno pulita di questo, però organizzavano... diciamo delle feste di piazza, il comune faceva divertire, no? Sono stata a Formia la stessa cosa, e a Terracina lo stesso, non so, a Rimini poi non ne parliamo, a Vies